Abbiamo tutti l'impressione che l'anno zero sia arrivato, accompagnato da un prima e un dopo che parlano lingue diverse, che propongono pensieri diversi. Oggi noi ci poniamo un obiettivo importante, anzi un interrogativo urgente. Quale modello di sviluppo per la nostra terra, per il California? Quale modello di sviluppo per il nostro paese affinché possa tornare ad essere competitivo e possa diventare un paese europeista? Intorno a questa domanda si rende necessaria una riflessione importante, di lungo periodo, che sappia reinventare il futuro. Perché oggi, oltre alla crisi che condiziona pesantemente il nostro presente, si è aggiunta anche un'altra cosa: stiamo perdendo, in maniera irrimediabile quasi, il concetto di futuro. Un futuro che purtroppo ci sembra sempre più avvolto dalle nebbie dei problemi del presente. E questo è uno scenario grave, dove stiamo perdendo le nostre certezze, quello che eravamo abituati a dare per scontato. Addirittura vengono messi in dubbio quelli che erano i principi fondanti del secolo scorso. C'è qualcuno che dice, che sostiene che destra e sinistra non esistono più, che le classi sociali sono scomparse e che le risposte alle esigenze di oggi debbano essere neutre, slegate da qualsiasi ideologia del passato. Così ci hanno fatto credere che un governo tecnico, appunto per questa sua caratteristica, fosse in grado di mettere in campo riforme, provvedimenti che incidessero sul nostro ordinamento giuridico senza però mutare gli assetti sociali. E abbiamo visto che non è così. L'esperienza del governo Monti ci ha dimostrato che anche la tecnica non è neutra. Anzi, forse è proprio questa eccessiva ricerca della neutralità che non sta facendo altro che acuire i contrasti, i conflitti, una sorta di logica di tutti contro tutti. E questo è quello che dobbiamo superare. Oggi la politica deve avere la forza di pensare al futuro come un territorio da conquistare, cercando di dialogare con queste differenze, di riconoscergli la giusta dignità e di creare insieme un percorso comune, condiviso, perché è l'unica strada per uscire da questa situazione grave nella quale ci troviamo. Operai, imprenditori, commercianti, sono classi questi che hanno sicuramente esigenze diverse tra loro, ma bisogna rispondere a queste diverse esigenze singolarmente, in una logica non di contrasto, ma invece cercando di tracciare questo percorso comune di cui abbiamo bisogno. E quindi abbiamo bisogno di un vero e proprio patto sociale dove i cittadini possano sentirsi partecipi di questo percorso e attori di quello che accade nel proprio territorio, inserito in un contesto più ampio, come diceva Guido, quello di una nazione dove l'unico metro di giudizio non può essere soltanto quello economico del PIL, ma a questo dobbiamo aggiungere qualcosa di più: l'equità, la giustizia. E per questo che